Con coach Cesare Ciocca commentiamo la vittoria nel derby. Cesare, un derby giocato in maniera fantastica, lasciamo dire, dal Genova Basket, paradossalmente un più 22 che sta anche quasi stretto ai due ragazzi per come hanno interpretato questa gara, concentrati, attenti fin dalle prime battute. Sì, parto dalla fine, era giusto condividere questa grande vittoria con tutta la squadra, perché oggi come non mai si è vista ancora in condizioni di difficoltà, perché Gobbato non è entrato, la squadra, tutti quanti hanno dato il loro contributo nei momenti importanti, quindi era giusto far giocare minuti importanti a tutta la squadra. Siamo molto soddisfatti, molto felici, ci tenevamo, fra virgolette, a vendicare sportivamente, visto che è un derby, la sconfitta dell'andata, penso che l'abbiamo fatto con gli interessi, ribaltando anche il confronto dell'andata, e quindi due punti quasi, non ancora matematici, ma quasi fondamentali per l'obiettivo che ci avevamo posto inizio anno, che è la salvezza. Però penso che questa squadra abbia dimostrato ancora una volta più oggi che essere ampiamente meritato qualora lo ottenesse a breve. Continuiamo così, abbiamo Catanzaro adesso e vogliamo, come abbiamo detto all'inizio dell'anno, provare partita dopo partita, ragionando sempre nell'immediato e non nel futuro, a giocarci ogni partita per arrivare alla fine a provare in tutti i modi a restare perlomeno in ambito playoff e anche a provare ad arrivarci. Questo ho raggiunto praticamente questo obiettivo, ci poniamo l'altro, sempre serenamente, sempre con grande umiltà, ma questa squadra penso che oggi abbia dimostrato carattere, abnegazione e soprattutto grande, grande umiltà. Per parlare della gara, controllo dei rimbalzi totale, difesa attentissima, oltre ovviamente al tiro da tre punti che nei primi due quarti è stato fondamentale per scavare il break di più 20 punti. Sì, più che preparare sui giochi degli avversari abbiamo lavorato moltissimo in settimana sulle caratteristiche individuali e siamo stati bravi perché abbiamo limitato, specialmente quando contava e non nel garbage time ovviamente, tutti i giocatori più importanti e più pericolosi di Teramo. Dall'altro punto di vista abbiamo chiuso dopo i primi due quarti con un quasi reale 11 su 17 da 3, è chiaro che ci ha spianato la strada e ci ha consentito di gestire comodamente gli altri due quarti con grande soddisfazione.